Miei cari ospiti, amici sodali, confratelli, alla fine siete giunti al fatidico giorno che avevo atteso così strenuamente, il 25 ottobre 1888. Avrete ormai scoperto ogni mio lascito, portato a termine il mio piano ed eletto un gran maestro. Il nuovo ordine è nato. Sono morto giorni or sono, eppure la mia voce giunge a voi e con essa il mio messaggio. Ne avevate avuto prova già durante la seduta spiritica, ed altri tra voi avranno trovato nel mio studio segreto il progetto a cui lavorai insieme a Nikola Tesla e George Washinghouse. Ed io vi dico ancora, e so di aver ragione, arriverà un giorno in cui la voce giungerà tramite le onde magnetiche in ogni dimora d'Inghilterra e del mondo, sarà chiara e magnifica e non lascerà ad alcuno possibilità di replicare. Sarà la comunicazione dei pochi verso i molti e andrà in un verso solo. Quella voce, badate bene, amici miei, rappresenterà il vero, descriverà fatti, eventi e notizie che alcuno degli ascoltatori potrà mai controllare in prima persona. Qualcuno avrà il potere immenso e invincibile di far sapere al mondo quel che desidera e il resto tenerlo celato. Qualcuno avrà il potere sublime ed altissimo di suggerire al mondo quel che deve pensare ad un dato argomento. Qualcuno avrà il potere inarrivabile di stabilire quel che è vero e quel che è falso, di creare suggestioni, di promuovere quel che è bello o affondare quel che è brutto. La parola sarà sacra, il verbo sarà il potere e quel potere sarà vostro. La Chiesa Cattolica, maestra di illuminazione e oscurantismo insieme, fondò la propaganda fide. Ed ecco, io vi dico che la propaganda è il potere immenso che vi ho lasciato e che tramite la radio e chissà quale altra sublime invenzione che verrà in futuro sarà la chiave per aprire ogni porta o serrarla per sempre. Passerà il tempo e tra 100 e più anni da adesso nessuno avrà mai sentito parlare del nuovo ordine. Nessuno immaginerà che per primi i suoi eletti confratelli avranno udito suoni proferiti oltreoceano, che avranno decifrato i semi del futuro e sapranno predire in anticipo cataclismi, invenzioni e guerre. Nessuno saprà di voi, di noi. Eppure saremo nondimeno gli artefici del mondo nuovo, gli illuminati signori del domani. Alzate i calici alla vostra fortuna e al bene del mondo. Il grande sogno è compiuto e del grande sogno rimarrà soltanto l'ombra.